Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come: un volto molto noto del programma Ballando con le Stelle è stato pesantemente insultato. Il suo racconto sull'accaduto dovrebbe far riflettere. Gli orfani del talent ballerino Ballando con le Stelle dovranno aspettare ancora qualche mese per rivedere in TV la loro beneamata Milly Carlucci e tutto il cast del fortunato programma Rai. Terminata a dicembre la 17ª edizione, è probabile che come da Orassi la prossima inizi a ottobre. Ed è grande attesa per conoscere tutti i particolari su giuria, concorrenti e cast. Nonostante le voci insistenti, pare che la giuria sia stata confermata e ritroveremo le solite beghe tra Selvaggia Lucarelli e il resto dei colleghi, ovvero Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Caroline Smith. Smentita la presenza di Barbara D'Urso, che si è ritrovata senza trasmissione e non si sa cosa ne sarà della Lady Volto di Punta dei Pomeriggi Mediaset. Nel frattempo gli appassionati del programma si devono accontentare delle notizie a riguardo che vengono centellinate saltuariamente, l'ultima delle quali riguarda uno dei volti noti. La persona in questione ha raccontato delle pesanti offese di cui è stata vittima, e della reazione alle stesse. Di chi si tratta? Scopriamolo! La carriera televisiva. Da qualche tempo a Ballando con le Stelle è stata introdotta la presenza della giuria popolare, come anche in molti altri programmi. La voce del popolo è rappresentata da un volto che è diventato famoso grazie alla sua presenza in altri programmi televisivi. L'artefice del suo destino, se così si può dire, è stata Caterina Balivo che, accortasi delle sue doti di presenza scenica, ha voluto questa persona nel suo Vieni da me come ambasciatrice del popolo. Dopo di allora è stata anche opinionista a Detto Fatto, programma di Bianca Guaccero. Il passo successivo è stato la prima serata con Milly Carlucci, che è stata colpita dalla veracità della persona in questione. Che oggi però racconta che dietro il suo sorriso e i suoi modi si nasconde tanta sofferenza. Pesanti insulti al volto di Ballando con le Stelle. Parliamo della simpatica Rossella Erra, che della sua napoletanità va fiera e ne ha fatto il suo vessillo. Del resto è proprio il suo modo caloroso ed empatico a piacere al pubblico, anche se, confessa, sono in molti ad offenderla proprio per questo, oltre che per l'aspetto fisico. Di recente si è raccontata al Corriere, dalla perdita del lavoro di commercialista per delle incomprensioni con il socio a quello della mamma, tutto nella stessa settimana. E del suo essere che non sempre viene apprezzato, ma è sulle offese che si sofferma, e su queste dovremmo riflettere tutti. Rossella Erra rivela: mi augurano le cose peggiori, soprattutto per l'aspetto fisico. Mi chiamano vacca, pescivendola, senza cervello, mi hanno detto in tutti i modi che sono cicciona. Ci soffro per queste cose, ma adesso le combatto. Se sui social ci sono questi attacchi, le persone che incontro da vicino in tutta Italia e non solo a Napoli, mi dimostrano molto affetto. I social non sono l'unica voce che esiste, sono solo una delle voci. Una voce che il più delle volte sarebbe meglio tacesse. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video!